Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qui per proporvi un nuovo video dedicato a Dragon Age Inquisition. La domanda che tutti ci stiamo facendo in questi giorni è chiaramente se il gioco valga o meno la pena di essere comprato. Faccio questo video proprio per rispondere a questa domanda e eventualmente per fugare quei dubbi che, da amanti di giochi di ruolo, potreste avere sull'ultima fatica di BioWare. Questa volta quindi ho deciso di fare un video un po' diverso da quelli che faccio di solito e schematizzarlo un pochino in maniera tale che possiate capire se sia in linea con le vostre corde o meno. Quindi direi che a questo punto possiamo partire e analizzare nel dettaglio ogni più piccolo aspetto di questo attesissimo gioco di ruolo. Il primo argomento da trattare è chiaramente quello relativo all'editor dei personaggi, un editor che è stato sbandierato tantissimo dalla stessa BioWare nel corso delle ultime settimane e che ha promesso veramente fuoco e fiamme. Avendo provato il gioco, devo dire che questo aspetto mi ha convinto solo a metà e mi spiego meglio. Il discorso è che chiaramente è un editor ricchissimo che permette una personalizzazione veramente approfondita e marcatissima sotto tantissimi aspetti. È possibile modificare i tratti somatici in maniera veramente particolare, è possibile modificare ogni più piccolo aspetto del viso e delle ossa, andando addirittura a condizionare la larghezza degli occhi o l'altezza del naso, insomma ce n'è veramente un po' per tutti i gusti e questo permette di fare praticamente qualsiasi cosa. Il problema è che tutto questo è controbilanciato in negativo da una selezione di capelli, occhi e in generale fenotipi, diciamo, un po' limitata. Diciamo che creare un personaggio veramente affascinante, se vogliamo, che sia maschio, che sia donna, risulta un po' difficile e il rischio di ritrovarsi con un abominio è abbastanza concreto. Passando poi al combattimento, Inquisition propone una struttura che possiamo definire a metà fra Dragon Age Origins e Dragon Age 2. Insieme alla visuale tattica, chiesta a gran voce dai puristi del genere, che permette di gestire il campo di battaglia da una visuale isometrica e impartire degli ordini ai propri compagni di viaggio. È infatti possibile svolgere ogni combattimento in maniera dinamica e diretta, andando a combattere semplicemente tenendo premuto il trigger destro per quanto riguarda gli attacchi di base e sfruttando una serie di abilità speciali che possono essere abbinate ai tasti principali in un menu radiale su due livelli, che possono essere alterati semplicemente col trigger sinistro. Insomma, una struttura molto molto simile al passato che ricalca un po' quello che è stato Dragon Age 2. Nel complesso devo dire che l'unica cosa che non mi ha convinto particolarmente è proprio la visuale tattica, perché oltre ad avere un'inquadratura un po' scomoda in certi momenti dell'avventura, permette di assegnare un solo ordine alla volta ai propri compagni, il che non permette di mettere in coda alcuna strategia un po' più elaborata, ma costringe a ritornarci continuamente spezzando con una certa regolarità il ritmo di combattimenti che in caso contrario risultano molto dinamici, molto frenetici e anche ben fatti, diciamolo. Altro argomento importante è poi chiaramente il sistema di crescita. Un sistema di crescita a due facce, in parte rivoluzionario rispetto al passato, che mi è piaciuto solo in parte. Questo perché per la prima volta nella storia della serie il gioco non permette di investire in maniera autonoma i punti esperienza accumulati, il che vuol dire che vitalità, stamina, eccetera, forza bruta, insomma, tutte quelle statistiche che vanno a comporre il cuore del nostro personaggio non possono essere gestite in maniera autonoma, ma sono gestite in maniera automatica da un sistema di crescita che va a applicare questi punti esperienza nelle aree ritenute più opportune per il personaggio scelto. Questo aspetto non mi ha convinto più di tanto perché personalmente preferisco avere sempre il pieno controllo sul mio personaggio e sui membri del party in maniera tale da svilupparli nella maniera che ritengo più adeguata e più opportuna, specialmente giocando a difficoltà più elevate rispetto a quella standard. Nel complesso, comunque, questo sistema automatico non mi sembra affatto
sviluppato male, lo sviluppo dei personaggi viene gestito in maniera piuttosto efficace, ma ripeto, sarebbe stato meglio forse concedere ai giocatori il pieno controllo su questo aspetto. Ciò detto, il sistema di crescita è comunque caratterizzato da alberi di abilità davvero ben fatti, che mi hanno fatto storcere un pochino il naso solamente per la mancanza di abilità di cura. Non esistono healer veri e propri, quindi non potrete crearne né averne come membri del party, ma solamente personaggi o comunque abilità di supporto, il che vuol dire che dovrete armarvi di santa pazienza, prendere quante più pozioni possibili e fare in modo che i vostri compagni ne usino in caso di bisogno. Chiaramente, come in passato, c'è un sistema di ordini passivi che è possibile impostare prima della battaglia per far sì che tutti i membri del proprio party rispettino certe regole, nel senso che si può impostare, per esempio, che una volta raggiunto un livello di energia al di sotto di un certo limite, il proprio compagno utilizzerà automaticamente una pozione senza che ci sia bisogno che interveniamo noi. Comunque sia, l'intelligenza artificiale non è poi così eccelsa, ma nel complesso non ve ne accorgerete più di tanto. Passando poi alla narrazione, il gioco propone una storia, a mio parere, molto ben fatta, seppur non proprio originalissima. Come avrete sicuramente visto in questo ultimo periodo sul web, tutto si basa su questi squarci nel velo che permettono a demoni di ogni genere di passare nella nostra realtà e di conseguenza di seminare il caos e distruzione un po' in ogni dove. Noi vestiamo i panni di un personaggio che può essere qualsiasi, può essere un nano, può essere un elfo, può essere un Kunari per la prima volta nella serie, o il classico umano che ha l'abilità di chiudere questi squarci nel velo. La storia si sviluppa in maniera piuttosto banale, diciamo, se vogliamo, senza particolari colpi di scena, ma così come in passato, a giocare un ruolo determinante la possibilità di condizionare l'evoluzione della storia attraverso le proprie scelte. Non che si abbia l'opportunità di modificare granché, almeno da quello che ho visto fino adesso, ma l'impressione è che al di là di una mancanza di originalità abbastanza evidente nello sviluppo della storia, il gioco sia comunque in grado di assicurare grandi grandi soddisfazioni grazie non solo a un lore veramente ben strutturato e legatissimo a quello che è il passato della serie, ma soprattutto grazie a personaggi davvero ben caratterizzati che danno grandissimo spessore alla trama. Now you're asking me what I think. You have the mark. And you are the one we must keep alive. E restando in tema di personaggi, non possiamo non parlare dei compagni di viaggio. Compagni di viaggio che tra vecchie facce e volti nuovi assicurano un coinvolgimento che onestamente non mi sarei aspettato. Sono tutti davvero ben caratterizzati, contribuiscono a, come dicevo prima, dare grande spessore alla storia. Sono molto vari gli uni tra gli altri e di conseguenza c'è la possibilità di approcciarsi con ognuno in maniera indipendente, unica. E tenendo ben presente che, così come in passato, le nostre azioni andranno a condizionare il rapporto che avremo proprio con loro. Chiudendo, faccio un breve riassunto di tutti quegli aspetti che magari non meriterebbero una sezione di questo video a parte, ma che comunque hanno ragione d'essere. C'è un ottimo sistema di crafting, è possibile migliorare o sviluppare nuove armi o equipaggiamenti, quindi c'è questo aspetto di creazione che è veramente molto ben sviluppato, ben strutturato e assicura veramente tante tante soddisfazioni. C'è un'infinità di missioni da intraprendere tra secondarie e primarie. C'è veramente l'imbarazzo della scelta e la longevità di conseguenza si aggira facilmente oltre le 60-70 ore. Parliamo infatti di un gioco che, se vorrete completarlo al 100%, vi porterà via anche più di 100 ore. Di conseguenza, chiunque sia appassionato del genere andrà sicuramente incontro a un'esperienza veramente, veramente solida, entusiasmante e coinvolgente, in grado di divertire specialmente per quanto riguarda il multiplayer. E questo è l'ultimo argomento che vorrei affrontare. Un multiplayer che ho avuto modo di provare per poco tempo, ma che mi ha stupito per la sua solidità. Il multiplayer infatti permette a un massimo di 4 persone di unirsi
e entrare in quelli che possiamo definire dei dungeon veri e propri, in cui l'obiettivo è essenzialmente quello di uccidere tutti i nemici che sono racchiusi al suo interno per raggiungere la fine del dungeon e ottenere delle ricompense che permettono di potenziare armi, equipaggiamenti e statistiche di personaggi che, ricordiamo, sono completamente slegati da quello dell'avventura principale. Di conseguenza potrete per esempio avere nell'avventura principale un guerriero e gestirvi il multiplayer alternando arciere, mago, insomma, grande libertà. Chiaramente il multiplayer, mai come in questo caso, è divertente solo se giocato con amici. Giocando con persone che non conoscete, quindi senza microfono e senza modo di pianificare strategie o tattiche particolarmente complesse, non è che regali particolari soddisfazioni, risultando al contrario un pochino banale e ripetitivo. Ma se avete qualche amico con cui condividerlo, sicuramente sarà uno degli aspetti del gioco che vi divertiranno di più. Concludendo quindi, Dragon Age Inquisition mi ha lasciato con sensazioni estremamente positive. Mi sembra un gioco molto molto solido che sicuramente giocherò fino alla morte e di conseguenza consiglio a tutti quelli che si considerano appassionati del genere di dargli quantomeno un'occhiata, perché tra tutti gli RPG usciti nell'ultimo periodo è sicuramente quello più solido e quello più ricco di possibilità, in attesa ovviamente di The Witcher 3, che secondo me potrebbe essere un pochino meglio, ma questo è un argomento di cui parleremo più avanti. Per oggi vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video, se vi è piaciuto come al solito lasciate un like, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate del gioco e del video in questione qui sotto, e chiaramente se vi è piaciuto il video lasciate mi piace, condividete, insomma fate tutto quello che fate quando vi piace un video. Per oggi vi saluto, grazie ancora di tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!